Buonasera amici e benvenuti al programma La Tattica. Ebbene, il Foggia Calcio ha il suo nuovo allenatore. Prende il posto di Gianluca Grassatonia e va esonerato naturalmente nella scorsa settimana e va a guidare un Foggia che parte dal terzultimo posto con 12 punti, di cui naturalmente sarebbero molte di più, 8 in più, però purtroppo c'è il discorso penalizzazione. Il nuovo allenatore è Pasquale Padalino, ex giocatore del Foggia, ex allenatore del Foggia, nato e cresciuto a Foggia, quindi conosce molto bene la città di Foggia e l'ambiente foggiano, sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista esterno alla città, ai giornalisti, a tutto quell'ambiente che gira intorno al Foggia Calcio. Personalmente parto dallo scetticismo nella scelta e non lo nascondo, perché personalmente credo che Padalino non abbia l'esperienza di guidare una squadra come il Foggia Calcio in un campionato di Serie B, dove è un campionato difficile per tutti, a partire da allenatori già ben rodati in questo campionato e quindi con tutte le difficoltà molto spesso non riescono a far dare alla squadra quello che vorrebbero. Però penso che Padalino parte da un punto di vista: innanzitutto la voglia di rimettersi in gioco, e questo è un fattore sicuramente importante e che gioca a suo favore, e poi la voglia di voler far bene e di mettersi in discussione, cercare di convincere poi la società di rinnovare il contratto e cercare di fare dei progetti molto più ambiti sia per lui che per il Foggia stesso. Certo, la situazione non è facile, però bisogna pur iniziare da qualcuno. Il Foggia ha deciso di iniziare da Padalino e speriamo che insomma Padalino possa portare qualcosa di nuovo in questo Foggia. Innanzitutto una condizione atletica diversa rispetto a quello che abbiamo visto finora con Grassatonia, un gioco tattico migliore rispetto a quello che abbiamo visto finora con il tecnico del ex Salernitana. E poi perché bisogna cercare di lavorare meglio sulla testa dei giocatori. La rosa è forte, purtroppo abbiamo perso il centrale difensivo che si è operato, Camporese, a cui facciamo un in bocca al lupo di poter ritornare al più presto sul rettangolo di gioco, verrà operato al menisco, e quindi di conseguenza sicuramente Padalino dovrà far meno di questo giocatore. Vedremo poi se nella finestra di mercato invernale Nember deciderà insieme con tutta la proprietà, lo staff tecnico e l'allenatore di investire dei soldi e comprare un centrale difensivo che aiuti Foggia a poter venire fuori da questa situazione qua. Io credo che Padalino, prima di iniziare e parlare di tattica, dovrà iniziare a parlare con i giocatori, a entrare nelle loro menti e a cercare di sviluppare qualcosa di migliore, di diverso rispetto a quello che è stato fatto vedere finora. Poi cercare di vedere i giocatori in quale zona del campo riescono a dare il meglio di loro stessi, e poi alla fine attuare un modulo tattico che sia consono e che dia i migliori risultati per questa squadra e per questi giocatori. Da quello che ho sentito nella conferenza stampa di presentazione, non cambierà il modulo tattico, sarà sicuramente il 3-5-2 con qualche accorgimento tattico per cercare di essere un po' più incisivi in attacco ed evitare sicuramente di prendere gol stupidi come quelli che finora ha preso il Foggia Calcio.
Personalmente auguro, faccio un serio e sereno in bocca al lupo a lui e al suo staff per il bene del Foggia Calcio e del Foggia e di tutti i tifosi del Foggia, e che possa dare soddisfazioni ai tifosi, ai giocatori e in particolare a se stesso. Signori, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, a iscrivervi sul mio canale, a condividere il video se vi è piaciuto. E a tutti voi auguro una buona tattica.